prossimo 21, dal 21 anzi al 23 febbraio prossimi, che non è altro che questo weekend, venerdì, sabato e domenica, ci sarà presso l'Ergif Palace Hotel di Roma la 12ª conferenza internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Per parlare dell'argomento diamo il benvenuto al professor Filippo Buccella, presidente e fondatore della Parent Project Onlus. Professor Buccella, in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, 12ª conferenza internazionale. Quest'anno mi sembra che abbia veramente, sia di grossissimo come tutti gli anni, però quest'anno credo che si sia veramente arricchita nei suoi contenuti questa conferenza, giusto? Sì, diciamo ogni anno cerchiamo di trovare qualche argomento in più per le nostre famiglie che partecipano alla conferenza e anche quest'anno quindi abbiamo aggiunto un valore ulteriore. In particolare quest'anno abbiamo provato a dividere gli argomenti in maniera più razionale e più adatta al partecipante ideale della nostra conferenza. Certo. Noi prepariamo la nostra conferenza per le famiglie, perché siamo un'associazione di genitori, di famiglie, di bambini, esatto, e ragazzi, esatto, affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker. Quindi questo appuntamento che abbiamo ogni anno, in cui incontriamo quasi tutte le 600 famiglie della nostra associazione a Roma, e in più anche famiglie, medici, specialisti che provengono un po' da tutto il mondo. Vengono, visto che vengono un po' da ogni parte. Sì, sia come speaker, come presentatori, diciamo, quindi cerchiamo di dare la possibilità alle famiglie che vivono in Italia di incontrare personalmente chi si occupa della ricerca, certo, e i maggiori esperti sulla cura quotidiana. Un confronto diretto, un dibattito aperto dove è possibile appunto interagire con gli specialisti. Certo. Ecco, vogliamo però intanto dare un po' una definizione di questo tipo di patologia, la distrofia muscolare. Sì, la distrofia muscolare di Duchenne è, diciamo, la più conosciuta tra le distrofie muscolari in generale, che sono circa 40 forme diverse, ed è anche quella più grave, diciamo. Questa è quella che fino a circa 15 anni fa causava la morte dei ragazzi intorno ai 14-15 anni. Perché e a che età potrebbe insorgere? Ma diciamo la malattia è genetica, è presente dalla nascita, immediatamente. Anche se il carattere familiare non è definito, cioè praticamente un caso su tre è un nuovo caso che non è mai esistito precedentemente nella famiglia. Ecco. Mentre invece normalmente c'è una trasmissione dalla madre al figlio maschio, perché diciamo localizzata nel cromosoma X, un po' come l'emofilia, sì, no? Sì, quindi sì, viene sì, trasmessa solamente ai maschi. E la cosa importante è che, diciamo, fino a qualche anno fa questa malattia appunto era mortale intorno ai 15 anni, ma senza avere ancora una cura a disposizione siamo riusciti nei 15 o 20 anni passati a raddoppiare l'aspettativa di vita dei nostri figli, e con un'attenzione particolare a una cosa di cui parlava poco fa. Lei ha detto la tosse non è niente di male, la tosse non è una malattia di per sé, ma anzi è un meccanismo di difesa. Questa è stata uno dei fatti determinanti nella distrofia muscolare di Duchenne, perché i nostri ragazzi hanno una debolezza che non gli permette di tossire. Non riuscendo a tossire sviluppano delle infezioni a livello polmonare, certo, che li portano alla morte. Certo. Comprendere questo meccanismo è stato determinante, e i nostri ragazzi oggi vivono grazie a questo, al fatto che le nostre famiglie imparano a gestire la tosse, quindi imparano a procurare una tosse artificiale con una spinta sottodiaframmatica per cercare di farla. Questo è stato determinante, la differenza tra la vita e la morte. Queste piccole attenzioni sono quello che noi insegniamo appunto alle famiglie che partecipano alla conferenza. Sono cose che chi ne sta totalmente fuori non riesce a capire l'importanza di un piccolo gesto, di una cosa così che sembra effettivamente, come diceva lei, è piccolissima, quasi inutile, invece ecco, vale la vita appunto di una persona. Assolutamente sì. Questo è importantissimo. Allora, lei diceva, ma conosciamo l'incidenza nel nostro paese di questo tipo di patologia? Dunque, purtroppo non c'è un dato reale, un numero esatto. Noi ci siamo arrangiati da soli, come spesso succede. Nel 2007 abbiamo creato un registro dei pazienti e abbiamo iniziato a riportare all'interno di questo registro tutti i dati genetici e tutte le caratteristiche cliniche dei nostri ragazzi. Sì. Noi oggi abbiamo circa 650, siamo vicini ai 700 pazienti in Italia. Ma stimiamo che ce ne possono essere circa 2000, perché purtroppo arrivare a tutte queste famiglie è molto difficile, certo, e in questo caso appunto interventi anche come oggi tramite la nostra radio
sono sicuramente per noi fondamentali. Certo, certo. Allora, saranno 3 giornate di lavori e, come diceva lei, diciamo che i protagonisti veri sono proprio le famiglie. Che sono quelle famiglie, che poi ragazzi, danno il, certo. Certo, il sostegno reale a questa tipologia appunto di paziente. E, ma che cosa bisogna, quali sono le problematiche che presentano normalmente i genitori dei ragazzi? Quelle più, non so, quelle più sentite, quelle più diffuse? Ma diciamo che una famiglia al momento in cui viene riceve la diagnosi, quindi quando i bambini sono molto piccoli, soffre innanzitutto di isolamento. È un momento molto duro, per cui bisogna noi quello che cerchiamo di fare è essere tutti molto vicini, molto portare molto supporto, perché in quel momento la progettualità che uno mette su un figlio appena certo. nato diciamo si distrugge, viene a mancare in un attimo, in maniera, chiaro. Sì, diciamo uno, tutti noi se abbiamo un figlio, la prima cosa che pensiamo quando si sposerà, certo, tutto il futuro, sì. è vero. Mentre invece purtroppo in questa situazione c'è proprio un crollo generale di tutte chiaro, queste aspettative. Psicologico. Quindi bisogna aiutare intanto a non far cadere queste aspettative, perché quindi un sostegno il sostegno psicologico è il primo intervento da fare sulle famiglie. Assolutamente sì, mm-hmm. assolutamente sì. La rete delle conoscenze, degli amici, perché questa è una malattia che non si può sconfiggere da soli e sono tutti importanti, certo. I genitori, i familiari, la famiglia allargata, gli amici, chiunque può rappresentare un supporto importante, mm-hmm. soprattutto non è una malattia infettiva, quindi non c'è ragione di isolare. Assolutamente, assolutamente. Ecco, questo è per questo appunto, come diceva lei, è importantissimo fare informazione come stiamo facendo noi sì. in questo momento. Invece parlando di terapie, e cosa è cambiato rispetto a ieri? Intanto ecco, piccoli dettagli come quello della tosse che hanno veramente cambiato in maniera drastica la sopravvivenza. Un altro dettaglio importante è quello del trattamento del cuore, perché anche il cuore è un muscolo. Certo. E quindi abbiamo scoperto che con i farmaci normalmente utilizzati per lo scompenso cardiaco i nostri ragazzi mantengono un'ottima funzionalità cardiaca per tutta la vita. E questo è un altro dato importante ed era una grossa fonte di mortalità prima. Nel frattempo stiamo lavorando sulla ricerca proprio per andare alla radice del problema, quindi curare la mm-hmm. distrofia, che certo. è diverso. Fino ad oggi abbiamo cercato di fare tutto per comprare tempo. Anche su questo punto di vista però è stato fatto moltissimo. Oggi ci sono almeno 10 sperimentazioni diverse in Italia, qualcuna Buono. Più veloce, qualcuna più lenta, però insomma ci danno grandi speranze. Ecco, questa è la cosa che volevo chiedere, quindi bisogna essere ottimisti, poi è importante esserlo comunque. Assolutamente sì, anzi oggi questo ottimismo va gestito perché i nostri figli diventano grandi e quindi non bisogna fare l'errore quando loro sono molto piccoli di non immaginare quello che sarà il loro futuro. Mio figlio si è laureato, oggi fa il critico cinematografico. Complimenti. Se avessimo fatto l'errore quando era molto piccolo di pensare di trascurarlo, che non potesse sì, avere che un non futuro, servisse andare a scuola, non servisse certo, andare all'università, certo. studiare, impegnarsi, cercare di trovarsi un posto nella società, probabilmente oggi sarebbe veramente sarebbe sprecando la propria completamente vita isolato poi, è esatto, chiaro, esatto. è chiaro. Beh, complimenti, perché voi veramente la sua famiglia, professore, dovrebbe essere da esempio un po' a tutte le famiglie, anche se come ha detto lei all'inizio non è facile gestire, poi ci sono appunto anche situazioni più o meno fortunate, diciamo che la pena è la stessa, poi a secondo appunto dell'ambiente, quindi della società nella quale si vive, viene gestito in un modo o nell'altro. Ecco, ma invece centri... È proprio quello che cerchiamo di fare proprio con... Beh, voi date un grossissimo sostegno, è chiaro, infatti penso che quella della sua famiglia sia un'esperienza fantastica appunto da mettere proprio in vetrina, proprio a dimostrazione che non bisogna mai mollare, è importantissimo. Assolutamente. Ecco, e invece le volevo chiedere, abbiamo parlato inizialmente di 2 tipologie di distrofia muscolare, quella più diffusa che è la Duchenne e poi ce n'è anche un'altra, qual è la diversità tra le due? La distrofia di Becker è diciamo generata dalla mancanza di distrofina, anche quella, però nella distrofia di Duchenne manca del tutto, nella distrofia di Becker ancora sopravvive una piccola parte . E questa piccola quindi quantità, diciamo è meno grave, esatto, diciamo mm-hmm. è un range di gravità molto variabile. Ho ad capito. Esempio ci sono dei casi limite che sono
identici alla Duchenne. Dei casi invece limiti nell'altra direzione, ad esempio c'è stato un giocatore che, nel Brasile, che è stato diagnosticato con una distrofia di Becker all'età di 60 anni per piccoli problemi a livello cardiaco, però per il resto insomma aveva giocato nel Brasile a calcio, credo che fosse abbastanza sintomatico. Certo, diciamo, si poteva ritenere soddisfatto, no, questo no, non lo possiamo dire. Perché... Questo è importante perché ci sono alcuni nuovi approcci terapeutici che si propongono di trasformare una distrofia di Duchenne in una distrofia di Becker. Quindi, credo che questa sia la notizia più bella, questa è la cosa più importante, cioè ridurre quindi il... il disagio, non diciamo. Non riusciranno a curare del tutto, però possono trasformare una Duchenne in una Becker, che comunque è un ottimo risultato. Beh, direi di sì. E quanto manca questo tipo di risultato? Ma questo purtroppo non possiamo non dirlo, possiamo perché dire. Il percorso di approvazione dei farmaci è sempre pieno di insidie. Sì, diciamo che vero. Noi facciamo di tutto per poter avere sempre almeno una decina di diverse opportunità terapeutiche, in modo che se qualcuna di queste dovesse interrompersi o subire un ritardo, comunque non rimaniamo indietro, continuano altri approcci. Certo, a questo incontro di questo fine settimana parteciperanno anche delle case farmaceutiche? Dunque, queste sono malattie rare, per cui è difficile che ci siano. È vero, tanto interesse che è molto, chiaro, molto è interessate. Beh, però diciamo ci sono piccole biotech, diciamo che sono di solito degli spin-off, delle esperienze di traslazione dalla ricerca universitaria, che comunque hanno fatto un buon lavoro e stanno facendo tuttora un buon lavoro. Quindi loro saranno presenti, vengono un po' da tutto il mondo. Poi di solito succede che una grossa company acquisisca magari il prodotto quando già ci sono certezze di funzionamento. Ecco, stavo vedendo che sono molte le organizzazioni di genitori che finanziano la ricerca. Diciamo non credo. In realtà le associazioni di genitori che finanziano la ricerca sono molto poche in Italia. Non so quante. In Italia forse non esistono. No, infatti sto leggendo di Argentina, Inghilterra, Germania, Israele, sì, Libano, siamo, l'Italia non è contemplata. Noi arriviamo sempre dopo. Parent Project, ecco, per l'Italia. Perché noi siamo, diciamo, collegati a livello internazionale con tutte queste associazioni che sono un po' come la nostra. Omologhe, tutto il mondo. Certo. Sì, e so che ne stanno anche sorgendo di nuove in Brasile e in Grecia. Sì, perché uno dei compiti di Parent Project a livello internazionale è proprio quello di cercare di assistere altri paesi nel fare le stesse cose che vengono fatte nei paesi in cui questa cosa è iniziata prima. Cioè, quindi per esempio le prime esperienze di Parent Project, la prima associazione è nata negli Stati Uniti, poi in Olanda, poi la terza è stata la nostra qui in Italia, e quindi noi abbiamo partecipato poi ad aiutare altre associazioni. Bisogna allargare il coro per farsi sentire, certo, questo è importantissimo. Cerchiamo di insegnare ai genitori quello che abbiamo fatto anche noi, in modo che non abbiano difficoltà nel crescere rapidamente e in maniera più armonica. Beh, io le devo fare veramente i complimenti, poi le do un in bocca al lupo per l'organizzazione, appunto la realizzazione di questa 12ª conferenza internazionale sulla distrofia muscolare di Duchenne e di Becker. E cosa dire, grazie per questa sua testimonianza e complimenti per tutto quello che fa. Grazie a voi. Grazie, buon pomeriggio. Ringraziamo il professor Filippo Buccella, presidente e fondatore della Parent Project Onlus.